qua. Benvenuti nella nostra cucina. Siete pronti per una nuova puntata e quindi una nuova ricetta? Io sono assolutamente pronta e non vedo l'ora di iniziare. Prima di farlo però vi ricordo il nostro indirizzo mail: voglio imparare a cucinare @rete8.it, ovviamente il numero di telefono 0871587031. Questo per iscrivervi e partecipare, venire a cucinare qui con me, come ha fatto la mia insegnante di oggi, la signora Annalisa. Ciao, io sono Annalisa e voglio imparare a Deborah a fare queste mie famose crepe. Le famosissime crepe agli amaretti di Annalisa. Ok, vogliamo iniziare? Io non vedo l'ora. Allora, prima di farlo elenchiamo tutti gli ingredienti necessari per questa ricetta. Perfetto. Vai. Uova, sì. Farina e zucchero, liquore Aurum, perfetto. Latte, amaretti, mascarpone, panna, mandorle e cioccolato, che saranno poi da tritare, e le arance. E un pochino di olio. E un pizzichino d'olio, ok. Esattamente. Un goccetto. Ok, quello che ci serve è tutto qui. Esattamente. Ok, per fare queste famosissime crepe. Speriamo che vengano buone soprattutto. Guarda, io ti dirò, non ho dubbi perché ci sei tu a insegnarmi. Quindi sarà sicuramente un successone. Ora si deve vedere come dai, io sì, riesco a fare sì. cioè, questi attrezzi che per me sono assolutamente sconosciuti. E vediamo come sì. riesco a gestirli. A divincolarmi in mezzo a tutti questi attrezzi. Da cosa dobbiamo iniziare? Allora, iniziamo dalle uova. Dalle uova, ok. Quante uova servono? Due. Due uova. Allora, iniziamo a preparare l'impasto, diciamo, per fare la crepe. Ok. Uno. Diciamo che sono quasi in cucina. Sì, sì. Ok, bravissimo. Uno. Anna, scusami, ma sono uguali? Perché queste no. bianche e questa è più allora, scura? Allora, queste sono pasta gialla che rendono almeno la visuale più gradevole. Quindi cioè, hanno, l'uovo dentro è più giallo? È più giallo, ah, esattamente. Okay. E li fa sempre la stessa gallina? Lo so! So che è sempre la stessa persona che me le fornisce, ah, questo okay. sì. Un giorno la gallina dice, sai, oggi le faccio più scure e magari oggi no, mi sento di farla un po' più chiara. Sì. Ah, ecco, vedi? Quelli, se no sembra un dolce malato, dico ah. io, perché è troppo pallido. È vero, è molto più arancione. Sì. Allora, ah, adesso okay. inizia a battere okay. questo, diamo di una velocità. Ok, questo è il tuo frullatore di fiducia? Sì, il mio frullatore. Diciamolo. Da 30 anni il mio frullatore. Da 30 anni? Da 30 anni, mi segue ovunque. E non ha fatto una piega? Niente. Che deve essere bravo. Debora, dammi un po' più velocità? Sì, ecco, brava. Piegalo così viene meglio. Ah, ok. Benissimo. Adesso aggiungiamo okay. prima un po' di zucchero. Ok, questo lo metto così. Sì, sì. Allora, prendi il cucchiaio e aggiungi un po' di zucchero. Metti un paio di cucchiai di zucchero. Non molto. Due cucchiai di zucchero. Sì. Poi comincia a batti. Ribatto un'altra sì. volta. Mettiamo, scusa. Sì. Metto sempre la massima velocità? Sì, vorrei che mi prendesse in mano. Sì, 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 no, 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 stai tranquilla. Ok, aggiungiamo un pochino d'olio. Stop. Un goccino proprio. Proprio un goccino. Ok, un goccino. Rigiro un altro po'. Sì, sì, gira, gira. Adesso pian piano iniziamo a mettere la farina. Che vuoi fare? Vuoi battere o mettere la farina? Decidi, ti faccio scegliere. Oh, non lo so, non lo so. Dai, dai. Dai, metto la farina. Allora, furba. Furbetta, dai. No, col cucchiaio. Col cucchiaio. Piano piano. Allora, la farina la dobbiamo metterla tutta? Sì, la dobbiamo mettere tutta, però a metà.
altrimenti diventa troppo denso, aggiungiamo un pochino di latte. Tipo quando sei in cucina, chi è che ti aiuta? Che ti fa da assistente? La mia nipotina Giulia. Ah, nipotina, giuro. Nipotona. È una brava assistente? Ottima. Ovviamente ha rubato i tuoi segreti culinari. Allora, adesso cominciamo ad aggiungere pian piano un po' di latte. Ok. Uso sempre il cucchiaio. Allora, guarda. Il mestolino. Questo serve soprattutto per evitare che faccia dei grumi. Allora, okay. Un mestolino? Sì, comincia a mettere. Tanto il latte ce l'ha tutto. Ok, adesso riprendiamo con la farina. Non dimentichiamo di mettere un po' di liquore. Ah, sì. Ora, Deborah, non ti dimenticare di mettere il liquore. La farina, quanta quantità ne è? Circa 170 grammi. 170 grammi. Per regolarci più o meno, per fare quante crepe? Dipende dalla grandezza delle crepe. Dipende da quanto vengono grandi. Allora, adesso rimetti un po' di latte. Non vi credete che anche fare queste cose di dosare gli ingredienti, certo, una cosa è un po' difficoltosa, ci mancherebbe. Bisogna quasi studiarci, vero? Bisogna sapersi sincronizzare, prendere una volta la farina, prendere una volta il latte, essere molto attenti. Allora, aggiungi ancora la farina. Deve essere un impasto liquido. Non liquido, deve essere un impasto cremoso. Ah, ok. Questa ora la posso mettere tutta? Sì, questa metti tutta la farina. Ok. Allora, adesso, prima che ci dimentichiamo, aggiungi un po' di liquore, Deborah, col cucchiaio. Ok. Buono questo liquore. Senti che profumo. Fantastico. Allora. Un goccetto ci vorrebbe. Vedi tu. Allora, aggiungiamo un po' di liquore. Sì. Un cucchiaio. Basta. Due. Basta. Metti ancora il latte. Riprendiamo il latte. Vuoi fare tu? Io metto il latte. Ok. Invertiamo. Facciamo un change. Così vediamo un po', facciamo un po' ciascuno, così sì, vedi anche la densità. Il tuo sbattitore non mi tradirà? No, è troppo fedele. Non riconosce la mano della padrona. È troppo fedele. Mettilo più piano, così vediamo la densità. Ecco. Due? Sì, mettilo a due. Due, a una velocità. Dai, vai indietro. Ecco, brava. Allora, voi non lo sapete, io conosco bene la signora Anna e vi posso assicurare che, dei dolci... Dai, non scopriamo gli altarini, è la regina dei dolci. Non scopriamo gli altarini. Allora, vediamo un po'. Blocca un attimo, vediamo un po' la densità. Penso che vada bene, vedi? Vedi com'è? È cremoso, sì, non è proprio liquido. No, sai perché? Perché se diventa troppo liquido, nel momento in cui facciamo le crepe, comincia a fare dei buchi. Ah, capito? Okay. Invece deve essere abbastanza denso. Tutt'al più, che cosa si può fare? Nel momento in cui cominciamo a fare le crepe, e siccome tende a posarsi, come si dice, noi riaggiungiamo un po' di latte e lo rialziamo, capito? Così lo facciamo diventare di nuovo cremoso. Ok, così va bene, perfetto. Adesso lo facciamo riposare un attimino. Sì, perché ha bisogno un attimino di riposo. Vieni stellina, riposati qua, vieni, che noi dobbiamo andare avanti, però allora, aspettaci qui. Sì, adesso facciamo una cosa. Prepariamo, prima di preparare il mascarpone e tutto il resto che magari è, prepariamo un po' di cose tritate. Da tritarci, allora esatto. Che ci dobbiamo tritare? Le mandorle? Prendi un po' di mandorle,
cioccolato fondente. Sì, cioccolato, però bisognerebbe un po' spezzettarlo. Okay. Perché se no rimangono tutte palline all'interno. Con le mie mani da scaricatrice. Vabbè, voglio dire, sono una pallavolista, no, ci sta che c'ho la mano un po'. Ci mancherebbe. Accentuata. Allora. Poi non capirò mai perché mio fratello ha ripreso le mani di mia madre, belle, lunghe, affusolate. Io ho ripreso quelle di mio padre, ovviamente. Non fa niente, dai. Il piccolo va bene? Va benissimo. Ok. Quanti quadratini ci mettiamo? Allora, prendiamone 2, mettiamone 3. Mettiamo un po' di mandorle, uh-huh. E sai che cosa facciamo anche? Uh-huh. Ci mettiamo lo zucchero in maniera tale che lo zucchero uh-huh. diventa tipo zucchero a velo e quando vai non lo senti sotto i denti. Non senti lo scricciolino del... Esatto. Aggiungiamo anche un po' di zucchero. Sì. Metti. 1, 2, 3. E 3. 3 è il numero perfetto, così non ci possiamo sbagliare. Metti qualche amaretto. Sì. Ma almeno hai imparato qualcosa da questa esperienza. Anna, sto imparando tantissimo. Ora il problema è vedere cosa mi ricorderò poi a maggio di tutto quello che ho fatto. Mi faccio fare. Ah, perché farai una cena finale? Eh sì, c'è un esame. Ah, ho capito. Allora, quanti ne metto? 2? Va bene. 4? Va bene, tanto poi possiamo mettere una cosa. Allora, adesso premi. Quindi devi fare. Devi premere. Ah, ah. Togli. Lo devi fare. Ah, ha alternato. Sì. A intermittenza. Vediamo un po' come è venuto. Perfetto. Non tocchiamo mai le lame perché questo è un veleno. Ah. Quindi occhio quando usate questi attrezzi da cucina, bisogna stare con mille occhi. L'unica cosa, guarda, che lì c'è rimasto qualche pezzetto. Allora lo ripassiamo? Eventualmente, ma poi che vuoi che sia, quando si mangia, se ci capita un pezzetto di cioccolato, penso che faccia anche piacere. Ah, sì. Che dici? Direi di sì. Allora, prepariamone ancora un po'. Ok, quindi rifacciamo la stessa cosa. Sì. Un po' di cioccolato. Sì, facciamo con 2 o 3 volte così. Si fa meglio. Sì. Okay. Un po' di mandorle, vedete, mandorle sgusciate già. Sì. Anche spellate. Un altro po'. Sì. Sempre vai tranquilla. 3 cucchiai di zucchero. Ok, va bene. La prossima volta niente, non ce ne mettiamo tanto perché metti gli amaretti e sbriciolali un po'. Ecco, vedi che va meglio, mettine di più perché soprattutto sono gli amaretti, quindi. Okay. Allora, ancora, Deborah. Metti gli amaretti. Ok. Che meraviglia fare queste cose dove si impiastra tutto, triti. Ok. Mamma, che profumo. Ok. Ritritiamoli un altro po'. Benissimo. Quindi penso che con l'aiuto di Antonio, che è il mio cameraman di fiducia che mi segue in questa esperienza, mi farò fare tipo un DVD riepilogativo di tutte le puntate, in modo tale che faccio un ripasso. Poi devi vedere dopo. Vorrei sapere chi saranno i tuoi giudici, ecco. Questa è una sorpresa. È una sorpresa. È una sorpresa. E mi devo allenare nel frattempo, sennò poi mi... Ci mancherebbe, è una cosa importante. No, poi dimentichi. Dimentico, mi devo allenare. Poi alla fine. Quindi quando ti serve una mano... Non c'è... so a chi rivolgermi. Brava. Meno male. Ma io se fossi in te farei un bel libro in cui scrivere tutte le ricette. Tutte le ricette, brava. Sarebbe meraviglioso. Brava. Ok. Può andare ancora? Penso di sì, penso che possa andare. Che
dici? Mi sta venendo un'idea. Ci vogliamo mettere un po' di arancia? Sì. Un po' di buccia d'arancia? Dentro il ripieno? Mm-hmm. Da tritare? Esattamente. Certo, facciamo tutto quello che dici tu, Annalisa. Tu mi dici io. Facciamo una cosa un po'. Dai, prendi un pochino di. Solo la. L'arancia. Mettiamoci un po' di. Mi fare un po' di spazio. Sì. Perché lì da quel non so che. E che la. Aspetta. Facciamo così, guarda. Tanto sono arance trattate. Ah, proprio la scorzetta. La scorzetta di arancia, ma pochissima, giusto per dargli un po' di gusto diverso. Perché sai, io sono una creatrice, mi piace molto variare, non faccio mai le stesse cose, mai gli stessi dolci. Quindi è una ricetta, diciamo, molto rivisitata. Molto, molto rivisitata. Ok, quindi potremmo quasi chiamare le crepe Annalisa. Quello che ti pare. Allora. Ci mettiamo non molto perché poi e adesso okay. A te, a me l'onore, a te l'onore. È andata? Sì. Bene, possiamo iniziare a fare le nostre crepe. Allora, ti faccio vedere. Prendiamo un mestolino. Mm-hmm. Cerchiamo di allargarlo il più possibile. Mm-hmm. Prendiamo questo e gli facciamo questo lavoro. Delicatamente, in maniera molto delicata. Mm-hmm. Ok? Questo lo mettiamo qui. Aspettiamo un attimino. Mm-hmm. Dobbiamo vedere, vedi, che si sta asciugando. Sì. Ok. Beh, ma questo attrezzo, questa piastra è fantastica. E cominci da qui, man mano. Gli vai sotto, vedi? Uh-huh. Vabbè, succede. Bene, buona lo stesso. Sì, va bene lo stesso. Ecco qui. Altro uno. Questo sai che cos'è? Che c'è il liquore e gli fa questo effetto, vedi? Mm-hmm. Lo fa diventare un po' abbronzato. Mm-hmm. E cerca di attaccarsi. E fa fuori uno. Ah, ok. Ho già fatta? Sì. Ah, proprio pronti via? Pronti via. Ah. Ecco, dai. Se vuoi te la senti, puoi farne anche un altro. Dai, ti faccio vedere di nuovo. Allora. Devo capire questo giretto. Questo. Male che va, non importa se non viene. Vedi? Perfetto. Mm-hmm. Non è tanto difficile fare questo lavoro, quando è più difficile riuscire a prendere la crepe e girarla. È più difficile quello che. Vedi? Dobbiamo aspettare un attimino. Mm-hmm. Appena si inizia a staccare. Esatto, tu gli devi andare sotto delicatamente, vedi? Guarda. Uh-huh. Oh. Voilà! Ok. Ok? Penso di potercela fare. Dai che ce la fai. Togliamo questa, adesso io ti guardo e tu esegui. Ok. Vai. Vai. Sono pronta. Allora, un mestolino. Sì, soprattutto la sveltezza. Sì, che proprio no, diciamo che non è il mio forte. Dai, essere. metti, svelta. Bello. Bravissima. Sei bravissima, non ci ripassare. Vedi che cosa ti fa se ci ripassi? Si buca. Non fa niente, lascia stare. Rimani bucata adesso. Non importa, va benissimo. Ecco, adesso intanto comincia. Vedi, là è ancora. Non ci andare lì. Okay, perché è ancora. Però si sta già cuocendo. Ecco, tu piano piano comincia ad infilare. Il verso è questo. Sì, giusto, è questo. Ok. Infila sotto, piano piano. Dai, adesso che l'ha infilato, infila ancora e tiralo su. Dai. Vai, gira. Bravissima! No. Bravissima! Ormai è fatta, dai, tira. Sì, da sotto non si vede manco il buco. No, non ti preoccupare che non si vede. Dai. Hop! No, vabbè. Guarda, sei un asso. Mi posso sbizzarrire? Se avesse sentito tuo figlio che mi diceva ci vuole la destrezza, devo essere rapida, si faceva una risata infinita.
che vabbè, ora spiegheremo questo anche a chi non sa di che cosa sto parlando. Mm-hmm. Certo. Anche se non è proprio tonda tonda. No, non importa. L'unica cosa, Deborah, sai che cosa? Quando tu vedi che questo si è fermato un attimino qui, cerca di rimetterlo al centro. Esatto. Ok. Vediamo un po'. Allora, ora, io, siccome adesso se parlo, mi deconcentro, mi si brucia la crepe, dopo vi spiegherò perché ho detto così, che io conosco molto bene il video di Annalisa. Un attimo, fatemi concentrare piano piano a togliere... Deborah, svelta. Svelta. Svelta, altrimenti vado. La perdiamo. Vai. Brava. Beh, puoi andare da sola. Ho visto, faccio destra, sinistra. Allora, perché tuo figlio fa l'allenatore? Fa l'allenatore di pallavolo. Esattamente. Ed è stato anche il mio allenatore a Pescara. Ed è stato, tira fuori, dai. Eccola qua. Pronta? Ecco qui. Perfetto. Mamma, quanto sei brava, tipo, ti devo chiamare ad aiutarmi. Vai! La prossima festa che facciamo. Ok. Ok. Ma te questo è. Non ti emozionare, ti sei emozionata? Ti sei emozionata. Vabbè, ce lo rimetto un po' sì, così. Sì, ecco, brava. Bravissima. Perfetto, va benissimo. Deborah, lascia stare adesso. Può capitare. No, non è... È quello che ti dicevo prima. Che se metti, è giusto dosare la quantità. Deve essere piuttosto né liquido e né molto denso. Perché se è troppo liquido, poi fa tutti i buchi. Capito? Vai. Ok. Perfetto. Ci siamo. Procede tutto a gonfie vele. Va tutto benissimo, non Antonio, bene. Antonio, so che già la vorresti mangiare. Senti il profumo, dai. Guarda, questo è un portento, tu mi credi? No, è fantastico. Vabbè, per riuscire a farla io? Vuol dire che è veramente buona questa piastra. Ecco, tira fuori la crepe. Sì. Io ti faccio d'aiuto, tu sei la maestra e io sono l'aiutante in seconda. Ecco, diciamo qua. Che tu sei la maestra che no. Sta... No. Mi sta istruendo. Dai, Deborah, vai. Ecco, vado ancora avanti. Sì, vai avanti. È tutto per te. Ah, tutto per te. Poi più che altro è fresca questa piastra. Sì. Sì. No. Questa fa schifo, Annalisa. Non fa niente, non importa. La adopereremo per fare... Anziché fare... Ci serve... Va bene anche così, non importa. Perché devi essere più svelta. Ecco. Nel scusami. È giusto. Scusami. È giusto. Però, no, devi essere più svelta nel fare il lavoro di quando stai come si dice? Girando. Esatto. Ah. Da qui non si vede neanche. No, è giusto, come mi diceva mio figlio. Più svelta. Io sono un po' macchinosa. Un po'. Pensi troppo, non ci devi pensare. Dai. Ecco, vedi, ecco fatto. Come tante cose nella vita. Quando uno ci pensa troppo e... Non va bene. Sbaglia. Dai. Ora sarò velocissima, metti, dai. Svelta. Ti stupirò. Con gli effetti speciali. Benissimo. Deborah. Così puoi richiudere quei buchetti. Quanto è ancora liquida? Ok. Posso essere ancora più veloce? Senti, guarda, ti faccio assaggiare. Assaggia, dai, solo un pochino per vedere com'è. È buona? Sì.
Insomma, no, è buonissima. Si fa mangiare, dai. È buonissima. Allora, fammi capire da dove posso. Ecco, si da lì, da qua. Va benissimo. Va così? Bene. Vai, Deborah. Vedi questo bel colore dorato? Questo è il liquore. Questo è il liquore. Che gli dà questo colore dorato. Uh-huh. L'alcol, perché se no la crepe normale fatta per fare... viene più chiara. Esatto, cannelloni o timballo. Mm. È chiara, non diventa mai quel colore lì. Buona. Questa la possiamo già... Sì, sì, tranquillamente mettere qui. Ora sono talmente tanto rapida e veloce che neanche ve ne accorgerete. Mamma mia. Mentre la faccio. Dai, svelta. Così. E vai. Così. Ah, verso l'esterno. Esatto, tu verso l'esterno, svelta. Sai perché? Che cosa succede? Se tu non fai in fretta, non diventa una crepe. Queste si dovrebbero chiamare le velate. Praticamente dovrebbero essere quasi velate. Ah, proprio sotto. Per essere, esatto, la crepe per essere buona. Ora, in questo caso, siccome dobbiamo fare dei dolci, ma quando si fa un timballo, una cosa, non può essere una crepe molto grossa, altrimenti diventa troppo. Deve essere velata, okay. Effettivamente. Gira. Ok, quindi devo farla più sottile. Devi fare più svelta a girare il contenuto. Ok, che mi... ti intrecci. Mi intreccio. Devo allenarlo un po' questo movimento di polso. Dai che è andata. Ecco qua. Questo, come tutte le cose che si fanno in cucina, uno più le fa e più diventa esperta. Okay. Anche a me succede a volte che non mi vengono, ci sono dei giorni che non mi vengono, mi si strappano. Poi man mano dice calma, ricomincia da capo, che vedrai che ti vengono. Ecco, vai, vedere ora che fa. Vai. Guarda, non se ne è strappata neanche una, ti rendi conto quanto sei brava? Bah. Anche le crepe ormai. Ormai. Dai, puoi aprire quasi un ristorante. Sì, che ci viene? Ma no! Neanche mia mamma e mio padre! Va! Quanti nipoti hai? Io ho 3 nipoti. Ho 2 maschietti e una femminuccia. E un altro in arrivo. Okay. Quindi si festeggerà per favore. Sì, sì. Tra l'altro nasce primavera inoltrata, quindi festeggeremo. Che meraviglia. Allora, ci siamo quasi, Sì, siamo agli sgoccioli per questo. Ci siamo quasi. Adesso facciamo il resto. Fatte le crepe, ci iniziamo ad occupare della farcitura delle nostre crepe. Quindi prendo le uova, devo separare il bianco dal rosso. Esatto. Qui vi volevo. Allora, qua che metto bianco rosso? Il bianco, ok. Separiamo. Il rosso qui e il rosso lo metto di qua. Perfetto. Okay. 2 uova. Sì. Faccio la stessa cosa con questo più colorato. Uh-huh. Aiuto! No! Ok. Vabbè, cerchiamo di recuperare quel pezzetto. Esatto. Rimediamo subito. Allora,
Faccio così. Piano piano. Deborah, non farlo unire perché... sì, va bene, dai, su. Ok, fuori uno, dai. Vabbè, oh, può capitare. Può succedere. Solo chi non lavora non gli succede niente. Chi non fa... Vuoi che lo faccia io? Manca solo questo pezzetto. Vabbè ragazzi, sono piccoli incidenti di percorso. Può capitare, ma tratto in inganno il guscio bianco. Eri troppo concentrato sul guscio bianco tu, per cui facciamo questo lavoro qui. Vediamo un po'. Ah, ecco, vedi? Così va meglio, vedi? Sì, non... E questo. E vabbè, dai, mica... Capita. Sono cose che succedono ai vivi. Però, signora Annalisa, subito sta rimediando alla mia piccola gaffe. Dai, dai, che va bene. Che vedi, vedi come si è rotto, vedi, vedi. Questo. Vediamo un po' se monta, la colpa è Deborah. La sua. Deborah, vediamo se monta adesso. Perché l'unico problema... Monta? Pare di sì. È andata. Quindi per montarle non ci si mette niente? Niente. Solo il bianco? Sì. Ah, ecco, vedi? Un'altra cosa che non sapevo. Ah. Ragazzi, monta! Quindi è tutto sotto controllo. La voglia si monta, monta, monta da voi. Guarda, è andata, guarda, vedi? Vedi che su, vedi come rimane dritto, sì, quando sì. Gli fai il ricetto? Sì, sì, quello vuol dire che va bene. Che è sì, che è diventato duro, vedi? L'albume, esatto, l'albume è diventato sufficientemente montato. Ok. Ok, e questo è fatto. Oh. Adesso mettiamo a posto lo zucchero qui. Eccolo. Quanto ne mettiamo? Mettiamone un 2-3 cucchiai. Ho detto, la mia amica. Guarda che bello zabbaione, me lo mangerei tutto. Cioè, queste uova sono freschissime, c'è da dirlo, si vede. Allora, fino a quando questo deve raddoppiare di volume e diventare chiaro, per quello che può essere il chiaro di queste uova. Vuoi vederlo? Anche tu? Curiosone! Vedi? Deve raddoppiare di volume. E si deve schiarire. Sì. Ok. Ok, ci siamo, Deborah. È arrivato, guarda quanto è diventato, vedi? Vero. Allora a questo punto aggiungiamo il mascarpone. Oh, eccolo qua il mascarpone. Aggiungi il mascarpone. Questo lo metto tutto? Tutto. Quantità? Circa 2 etti. Due etti, sì. Allora guarda, ti faccio vedere qui, vero? Sì, 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 sì. Uno. Ecco, intanto cominciamo, guarda. Cominciamo ad unirlo, vedi? Okay. Io mi regolo a cucchiai, eh? Sì. 4.
aggiungiamo i bianchi montati a neve. Voilà, voilà, che meraviglia. Rimischiamo tutto insieme. Adesso puoi anche andare con una velocità non molto elevata, ecco, va bene così, in modo che li mischi delicatamente. Ma questa è la crema al mascarpone? È una specie di crema, perché adesso aggiungiamo la panna, dobbiamo montare anche la panna. E poi ci mettiamo tutte le cosine che abbiamo tritato. Ah, noi. Ecco, perché noi prima ci siamo preparati. Sì. Questo composto che è qui. Che sono, Anna? Ripetiamolo per chi... Sì, allora sono amaretti, cioccolato fondente, mandorle, zucchero e qualche un pochino di arancio. Di scorzo di arancio. Sì, ok, adesso ti puoi fermare, Deborah. Dobbiamo solo pulire le fruste, perché dobbiamo montare la panna. Vedi, potremmo provare a fare anche un tiramisù. Certo. Per esempio, un dolce che io amo, che non l'ho mai fatto. In questa maniera, guarda, tu adesso che hai questa base qui, con questa base qui puoi fare benissimo il tiramisù. Ci siamo, Deborah, va benissimo. Adesso cominciamo ad aggiungere, perché non sappiamo la quantità. Noi ne abbiamo preparato una certa quantità, però dobbiamo vedere che non sia molto duro, deve essere piuttosto morbido. Allora comincia ad unirlo. Ok. Senti che profumo! Ma gli amaretti hanno un profumo fantastico. Mamma mia. Adesso prendiamo il nostro liquore, un'arancia, la taglio a metà e spremiamo l'arancia nel nostro liquore. Facciamo così, ovviamente se riuscite ad avere uno spremiagrumi prendete il succo. Questo è fatto per farti crescere i muscoli, perciò non ce lo spremiagrumi, altrimenti... Infatti lo dico, ragazze, che ci andiamo a fare in palestra? Mettetevi in cucina! Metti la crepe, prendiamone una, questa poi la prepariamo per le altre cose. Metti la crepe all'interno, così. Cerca di metterla al centro, capito? Ok. Fai entrare bene, così, così. Poi prendi la farcitura. Ok, eccola qua. Bella come il sole questa farcitura. Prendiamo un cucchiaio per mettere questo. Eccolo. Allora. Non tantissima, allora. Poca? Sì, perché poi questo va messo un pochino, ecco, così, così, non... tieni presente che dobbiamo farci tre strati, quindi non ce li puoi mettere tanta. Allora diselo, tre strati, io ho già fatto un cucchiaio così. Ci sbricioliamo l'amaretto, ci sbricioliamo l'amaretto. Sì. Ah, ecco, questo amaretto si ammorbidisce con questo succo. Esattamente, vedi? E fai questo lavoro qui. No, non eccessivamente. Ok, ci siamo. Dov'è? Eccolo qui. Ho il coltello? No, con le mani. Ah. La migliore arma. Metti così. Hai fatto uno strato. Ripeti. Ripeti. Vai. Vai. Allora. Così. Ti aiuti con la forchetta. Così. Ok. A posto. Basta. Basta. Amaretto sbriciolato. Sbricioliamo un amaretto. Bene. Che?
quasi meglio della grattugia. Sì. Tanto per parlare di muscoli. No, no, ce ne devi mettere di più, così è un po' troppo poco. Così. Ok, taglia un pezzo. E copro. Copri. Mm-hmm. Nel frattempo tu gli fai così. Ah, fai scendere. Schiaccia. Un pochino. Si comprime. Leggermente. Vedi, mm-hmm. Guarda. Ok, tre strati quindi. Due, uno, due, e il terzo. E poi lo chiudiamo. È stato un po' troppo. Un po' troppo. Pochino. Amaretto. Amaretto. Se non basta uno ce ne metti due all'ultimo strato. Un altro? No, penso che basti. Poco, metticene poco perché ho visto che ce ne sta già tanto. Oh, ubriachiamolo assatto. Così, a okay. Posto. E si richiude? Esatto. Così? Sì, sì. Aspetta. Così, così, così. E così. Ah, si è... Lo devi un po' accompagnare con la mano. Ok, e questo è il primo pilottino. Vediamo se mi ricordo tutto come si fa. Metto questa al centro. Che devi fare, prenderci le misure, Deborah. Vabbè, basta che l'importante è che cerchi di farlo scendere fino in fondo. Più giù possibile. Sì, esatto. Più giù possibile. Ecco, vedi, questo sta troppo di lato. Mm-hmm. Dobbiamo mettere un po' più di qua, okay. Almeno avere un po' di per bordo, poterlo richiudere. Esatto, almeno un po' di bordo lo devi avere. Ok, ci siamo. Altro po', un pochino. Ah, aiutati con questo. Poi metti. Va bene, va bene. Metto questo. L'amaretto tritato. Ok. Un cucchiaio di anche meno super succo. I nostri pirottini sono pronti e vai col tocco finale. Ok, allora uno, e due. Deborah, che cosa ti sembra? Ti sembra un otto? Sì, mi sembra così. Indovina sì. Un po'. Questo sì, è perché lo stiamo facendo a rete 8. Adesso gli diamo. Questo è il durino. Un po' questi. Aiutami. Faccio io? Sì. Sei più forte. Scaricatrice. Sopra? Sopra, sopra. Così. Mettine sopra proprio. Proprio sopra. Ok. Ok, finiamo di fare il nostro bel piattino. Il nostro otto. Guarda, e adesso mettiamo della cioccolata. Ah, ecco, vedi, delle scagliette. Sì. Questo è proprio un tocco di classe. È il tocco finale. Io, vabbè, penso che una cosa del genere non si sia mai vista da nessuna parte. Sì. Te lo faccio vedere così. E queste sono le nostre crepe
alla Maria Maretti. Anna, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo state due grandi. Ce l'abbiamo fatta. Beh, allora facciamo una cosa. Sì. La facciamo assaggiare a qualcuno che ci dà un voto. Cioè, senz'altro, che ti darà un voto. Che mi darà un voto. Certo, perché l'hai fatta tu. Certo. Quindi il voto lo dà a te. Però prima di uscire fuori io ho bisogno anche del tuo voto, perché sei stata la mia insegnante. Ma io ti do un 10 perché sei stata assaggiarla anche tu. Sei stata bravissima. No, ti do 10. Ti do 10 perché sei stata bravissima. Hai fatto le crepe dalla prima all'ultima senza farle bucare. Sì, senza buco. E non è da tutti. Va bene, allora possiamo partire. Direi. Andiamo alla ricerca del passante sconosciuto. Allora Anna, anche sotto la neve noi siamo pronte per andare alla ricerca del nostro passante sconosciuto. Seguiteci, venite con noi. Troveremo qualcuno, io ne sono certa. Per esempio questo bel signore che passeggia. Buonasera. Buonasera! Salve! La disturbiamo? No, affatto, mi dica. Ok, il microfono, eccoci qua. Allora, io sono Deborah Terenzi, di Rete 8, e sto imparando a cucinare. Oggi la signora Annalisa mi ha aiutato, anzi mi ha insegnato, a fare queste crepe agli amaretti. Non mi faccia questa faccia preoccupata. Beh, oddio. Mangiare così sull'incognito è un po' scioccato, Guardi, si può fidare perché la signora Annalisa è stata bravissima. Ma sicuramente, se me lo propone lei, non ho dubbi, però sa com'è. Allora, io ho bisogno che lei li assaggia e mi dà un voto da 1 a 10. Ci provo, vediamo un po'. Cioè, si prova a assaggiarlo, perché... Guardi, si può fidare. Anche se è la prima volta che li cucino in vita mia le crepe, però... No, non mi fido, non è che non mi fido di lei, della ricetta. Scettico, il signore è molto scettico. Non perché io sono goloso, non è che... Allora abbiamo scelto il bene. Se è goloso. Forse non ha assaggiato bene, ne vuole un altro pezzetto, secondo me. Secondo me... Se tanto mi dà tanto, tutte e due sono pochi, però... Ah! Però ci sta prendendo gusto, è vero? Non dai il voto perché il signore. Ma ne vuole un terzo, forse non l'ha assaggiato. Ho capito. Complimenti, è buonissimo. E un voto da 1 a 10? Considerato il tutto, 9 e mezzo, va. Da, benissimo, perfetto. Bene. Ci possiamo ritenere più che soddisfatte? Visto che è un signore un po' esigente. Ma adesso dove le porto? Guardi, se vuole gliele lascio. Se me le incarto me le prendo. Va okay. Bene. E allora noi possiamo ringraziare il nostro passante sconosciuto. Grazie a voi. Io e te invece posso ringraziarti per avermi insegnato questa sfiziosissima ricetta. Grazie per essere stata con me. Ricordiamo a chi ci segue da casa l'indirizzo voglio imparare a cucinare @rete8.it, ovviamente il numero di telefono 0871 58731 per iscrivervi e partecipare per diventare le mie insegnanti come ha fatto Annalisa. Che bello! E vi diamo l'appuntamento alla prossima ricetta. Ciao! Ciao.